Carissimi amici di ProMirrorless, è da un po' di tempo che insisto sull'argomento S5 Mark II, ma ahimè, è appena uscita la camera, tutti ne parlano, sul video non si parla altro che di questa macchina e quindi credo che questo argomento, ovvero come impostare al meglio la vostra S5 Mark II in ambito video, credo che possa interessare a tutti coloro che l'hanno acquistata o che magari vorrebbero acquistarla. Il concetto è semplice: quando si fa video si hanno diverse necessità e diverse opportunità con un mezzo così sofisticato. E già un po' di tempo fa vi avevo fatto, se non li trovate, eventualmente ve li lascio in descrizione, avevo fatto dei video che spiegavano appunto come settare al meglio una macchina da presa per fare riprese video. Ecco, in questo video nello specifico andiamo a vedere come configurare al meglio tasti e menu, diciamo, personali della propria S5 Mark II. Come ripeto, si tratta di un contenuto dedicato a Videomaker, quindi tutta la sezione video. La prima cosa che ho fatto quando ho preso questa macchina, mi sono spulciato tutto il menu. Ci sono tantissime voci come sempre, devo dire organizzate abbastanza bene, ma per quanto le stesse siano organizzate bene, è chiaro che diventa sempre difficile trovarle al volo. E quindi Panasonic mette a disposizione un menu personalizzato, che lo possiamo vedere entrando nel menu, ovvero quello che potete richiamare cliccando sul tasto menu e andando sull'omino, quindi che vedete qui. Ci sono tre pagine e queste tre pagine sono da me state personalizzate, adesso vedremo in che modo. Massimo potete aggiungere tre pagine, non di più, però sono più che sufficienti perché laddove doveste inserire ancora di più, poi muore il concetto di fare qualcosa di concettuale, di concreto, di ciò che vi serve realmente. Questo menu vi aiuterà nello specifico in tutte quelle che sono le organizzazioni, il richiamo delle funzioni per voi più importanti rispetto alla miriade di funzioni che ci sono all'interno della macchina. Adesso vi farò vedere poi che cosa ho inserito. Chiaramente questo dipende anche dal tipo di lavoro che fate. Faccio un esempio: se siete persone che non fanno mai nella loro vita un timelapse, sicuramente non andranno a inserire le voci che riguardano questo specifico settore. Detto questo, e prima ancora di questo, andiamo a vedere invece come configurare per prima cosa i tasti funzione. Allora, alcune dei tasti non li ho chiaramente riprogrammati perché mi andavano già bene così, quindi sta a voi scegliere se e quale programmare. S5 mette a disposizione diversi tasti e tutti possono essere programmati indipendentemente da come sono stati personalizzati dalla casa produttrice. Una cosa fondamentale è possibile impostare il tasto funzione semplicemente tenendolo premuto per più di un secondo. Automaticamente la macchina andrà in richiamo della personalizzazione di quel tasto. Se invece lo schiacciate semplicemente, la macchina richiamerà la funzione, che gli è stata assegnata. Ok? Questa è una prima cosa molto importante che non molti sanno e funziona su tutte le macchine Panasonic. Ok? Dato per assunto questo, e quindi andiamo a vedere come impostare i tasti appunto della vostra S5 Mark II. Vi vado a fare l'elenco tasto per tasto. Il tasto VB l'ho lasciato così com'è. Per me il bilanciamento del bianco va sempre fatto, e anzi io lo faccio sempre manualmente, quindi chiaramente mi sta molto comodo richiamarlo al volo con il tasto appunto a lui assegnato. Stessa cosa per quanto riguarda ISO, sempre molto importante richiamarlo velocemente, quindi il tasto ISO tra le altre cose è riconoscibile da due puntini che sono sul tasto e quindi molto comodo per il riconoscimento al volo. Tra le altre cose, il tasto ISO ogni volta che lo schiacciamo fa aumentare di uno stop appunto la scala, oppure è possibile una volta schiacciato muoversi con la rotella per cambiare il valore. L'ultimo tasto, quello della compensazione esposizione, che è un tasto, se vogliamo, dedicato più ai fotografi in tal senso, a meno che noi non impostiamo gli ISO in automatico, cosa che va di retro per quanto mi riguarda. Quindi il tasto compensazione esposizione l'ho personalizzato per una funzione che io uso spessissimo, cioè quella del cropping del sensore, cioè dell'immagine, una sorta di ingrandimento della mia immagine ottica. Questa cosa mi permette, sfruttando parte del sensore, di avere un ingrandimento di 1,5 per, quindi andare in APS-C laddove mi trovassi in Full HD.
E questa cosa, soprattutto se noi andiamo ad utilizzare delle ottiche fisse, come in questo caso un 35 mm, è chiaro che risulterebbe molto comodo schiacciare questo tasto se voglio raggiungere un 50 mm in un batter d'occhio. Quindi uso molto facilmente questa funzione quando mi trovo appunto su un set o comunque ad esempio in ambito matrimoniale e ho un'ottica fissa 35, ma di botto mi serve fare uno zoom in per catturare meglio quella scena, ho questa funzionalità. Andiamo avanti, piccolo colpo di scena, ho impostato sul tasto di record lo zoom in, lo vedete da qui, adesso vi faccio vedere direttamente qui, vedete che quando schiaccio mi va in zoom in sul mio monitor. Questo perché? Perché ho fatto una cosa del genere? Beh, semplicemente perché il tasto di record è inutile averne due. Schiaccio quello frontale, mi va in record, questo qui a quel punto mi domando per quale motivo dovrei tenerlo doppio su una doppia funzione, quindi sono andato a sfruttare il tasto di record per una funzione che mi fa lo zoom in e mi è molto comodo nel momento in cui voglio fare un fuoco manuale e quindi vado ad inquadrare precisamente ed in maniera oculata il mio soggetto. Qui abbiamo chiaramente la ghiera del messo a fuoco. La ghiera del messo a fuoco non ho toccato nulla, rimane invariata, così come rimane invariato il tasto centrale che mi può consentire di passare da una funzione all'altra del mio modalità di autofocus. A fianco all'autofocus, qui in AF on, ho impostato il menu dedicato alla sensibilità e alla velocità di messa a fuoco in automatico, cosa che non avrei mai fatto in passato quando utilizzavo macchine semplicemente in manual focus. Ebbene, questa macchina finalmente ha un autofocus spettacolare e quindi è chiaro che vado a organizzarmi un tasto per le regolazioni appunto dell'autofocus. Le funzioni che sono presenti all'interno di questo menu, come vi dicevo, sono autofocus speed e autofocus sensibilità, entrambe molto interessanti e necessarie perché lo speed mi aiuta velocissimamente a cambiare questo parametro per permettere alla macchina di andare più veloce o più lento nel riconoscimento di un soggetto, nello spostamento tra un fuoco e l'altro, mentre invece la sensibilità è molto importante. Immaginate di trovarvi in un contesto appunto dove non volete che la macchina immediatamente cambi fuoco se magari voi semplicemente vi passa qualcuno davanti, eccetera. Classico caso che può capitare durante il matrimonio. Quindi da questi due voci di menu potete tranquillamente ricalibrare il vostro autofocus, oltre ad avere chiaramente la modalità di fuoco che è nel tasto centrale, appunto questo qui che vediamo qui. Andiamo avanti, velocemente abbiamo il tasto Q che chiaramente richiama il tasto Quick Menu e lo stesso chiaramente rimane invariato per quelle che sono le voci che vengono impostate dalla camera e dalla casa. E qui chiaramente posso andare a richiamare le cose che vedete in registrazione, quindi la possibilità di mettere la camera in manual o in program a tempi o diaframma, la possibilità di cambiare settaggio tra MOV e MP4, la possibilità di cambiare i formati di registrazione, il log o il CineLike piuttosto che un Natural, eccetera, quindi andare immediatamente nel profilo PhotoStyle e cambiarlo. Poi abbiamo la possibilità eventualmente di cambiare i bianchi anche da qui e come non nominare invece lo sharpening, il noise reduction e il punto di misurazione esposimetrica. In questa modalità, in modalità log, chiaramente la camera non vi dà altre voci che sono lo shadow, i contrasti e le alte luci perché in log chiaramente non è compreso questa funzionalità e le vediamo in grigio. Ma andrei avanti. La ghiera è stata da me configurata in questo modo. Tasto in alto mi consente di richiamare il mio istogramma che poi chiaramente posso spostare all'interno del display. Quindi, siccome utilizzo molto spesso l'istogramma per controllare se sono nel range delle bruciature, sia nella parte di ombre che nella parte di alte luci, è chiaro che è molto importante avere un tasto che richiama l'istogramma. Poi sul lato destro ho invece sempre un altro strumento, anzi altri due strumenti di misurazione che sono il waveform e il vectorscope. Li vedete qui, non so se riescono a vedere, comunque ecco sul tasto laterale ho questi due strumenti che uso tantissimo quando faccio le mie riprese per la misurazione.
per coloro che non sono avvezzi a questo tipo di strumenti, vi consiglio vivamente di imparare a utilizzarli, perché solo così riuscirete a crescere nell'ambito appunto della quantità giusta della misurazione appunto della luce. E a tal proposito, se siete interessati a crescere nel mondo del video, vi lascio i link in descrizione al video che potrete visionare per atterrare su il corso in particolare che si chiama Video Recording, corso interamente dedicato a coloro che vogliono crescere in ambito video come videomaker. Poi andiamo, proseguiamo. Sul lato sinistro abbiamo la regolazione, come vedete, della fonte di ingresso audio. Per me è molto importante perché prima di fare qualsiasi rec dobbiamo essere veloci e saper raggiungere appunto la regolazione dei livelli, appunto. E qui possiamo con un touch semplicemente sul nostro display andare a regolare il volume. Tasto in basso invece vedete che non funziona. Perché questo? Perché l'ho regolato per gestire i parametri dell'SQ, cioè dello slow motion. Quindi nel momento in cui passo in slow motion, schiacciando sul tasto in basso, posso andare a decidere qual è il numero di frame rate applicabile alla mia timeline, quindi alla timeline interna al file. La scelta appunto di una maggiore slow motion o un minor slow motion, addirittura un hyperlapse. Passiamo al tasto qui del back, io l'ho impostato per regolare l'ingresso o l'uscita del peaking, quindi l'aiuto della messa a fuoco. Chiaramente lo stesso funziona solo se ci mettiamo in manual focus, quindi se posizioniamo la nostra camera per lavorare in manual focus, a quel punto se applichiamo questo tasto ci darà il peaking o meno. Rimangono invariati i due tasti invece sul lato sinistro, che sono il play nonché il tasto di LVF, perché chiaramente li reputo già più che sufficienti in questa maniera. L'ultimo tasto funzione che rimane è quello frontale alla camera, che mi permette di applicare o deapplicare la LUT, dove non in uscita HDMI, ma sul mio monitor. Chiaramente potete anche configurarlo diversamente, ma a me interessa vedere sul monitor applicando la LUT, e in uscita potete decidere se farlo uscire con LUT o senza. Il mio consiglio, laddove non doveste registrare in esterno, è applicare sempre la LUT in uscita, mentre invece se utilizzate un registratore esterno chiaramente cambiano i discorsi. E adesso andiamo a vedere invece la parte più cicciotta, la parte del menu. Allora, la prima cosa che vi vado a dire è che nella chiave inglese del menu omino, del My Menu, c'è una voce che vi consiglio vivamente di mettere ad off. È il Display from My Menu. A che cosa serve questa voce? Io all'inizio ci sono diventato pazzo perché vi faccio vedere. Se io praticamente vado sulla funzione, ad esempio qui per regolare il vlog all'interno del menu, ok? Poi clicco e sono pronto per registrare. Quando rischiaccio menu, invece di ritornare dove mi trovavo, mi riporta sempre al My Menu e precisamente alla voce, diciamo alla terza pagina, alla quarta pagina di gestione. Questa cosa secondo me è inutile e oltre a essere fastidiosa, chiaramente rallenta le nostre operazioni. Quindi io vi consiglio di disabilitare questa funzione andando in off, e a questo punto potete tranquillamente muovervi all'interno del menu. Per esempio, vado in questa voce di menu, poi esco. Quando cliccate menu, ritornate su quella voce, che mi sembra molto più logico. Ritornando sul nostro menu, appunto, My Menu, e andando a vedere le voci, partendo dall'alto, chiaramente la prima funzione che ho inserito è il card format, cioè la possibilità di formattare la nostra camera. Velocissimamente dobbiamo arrivare a questa voce dei menu. Non ci sono altre cose da dire, andrei sulla seconda voce che è il Focus Peaking, voce che abbiamo già visto all'interno del tasto funzione back, ma che comunque ho messo anche nel menu. Vado veloce, la terza voce di menu per me è molto importante, cioè la possibilità di abilitare o meno la visione con la letterbox. La vedete adesso attiva, la stessa mi consente di poter vedere in formato 2.39.1, ma la nostra S5 permette, a mezzo dello stesso menu, la possibilità di configurare, ad esempio, piuttosto che il 2.39.1, guardate quante voci, quante possibilità, ad esempio il formato 9 sedicesimi, molto utile quando dovete girare in modalità appunto verticale.
è una funzione, secondo me, per chi fa contenuti per i social fondamentale e così via. Chiaramente potete anche settare tutto il resto, per esempio l'aspetto, il colore del bordo piuttosto che la trasparenza di tutto ciò che va oltre il bordo. Adesso rimpostiamo questa funzione sul normale 239.1 e quindi lo vediamo a display. Ricordo che in ambito Panasonic c'è stato un trascorso in cui veramente era difficile avere questa funzionalità e finalmente Panasonic ha capito come doveva impostare le camere. Poi ho messo il level, cioè la livella fondamentalmente. È possibile chiaramente anche settare e far sì che la macchina memorizzi la giusta calibrazione oppure semplicemente resettare la funzione. Questa funzione vi sarà utilissima per vedere appunto il piano, se state in piano, se state a livella. Poi beep on off, tutte le impostazioni di sonorizzazione della macchina, perché a volte è molto comodo avere la sonorizzazione in tal senso del rec, dell'entrata nel menu, eccetera. Altre volte mi viene in mente in contesti come sempre nell'ambito matrimoniale dove non può esserci assolutamente rumore o altri contesti. Ed ecco, in questi casi assolutamente qui potete velocissimamente configurare. Vlog View Assist, come non nomenclare per coloro che sono affezionati alla colorazione in ripresa in vlog, chiaramente la visualizzazione assistita, con la possibilità di scegliere le LUT che avete fondamentalmente caricato in camera. Quindi per me è molto importante questa funzione perché mi va a cambiare il mood e la colorazione a seconda del lavoro che sto facendo. Penultima voce di questa pagina, la possibilità di avere il vector scope o il waveform o tutte e due. Fondamentalmente è un po' quanto già visto nel tasto funzione, quindi andrei avanti. L'istogramma, stesso discorso. Poi controllo del volume e qui posso velocissimamente quindi richiamarlo e andare a regolare il volume in uscita. Monitor backlight, ecco questa chiaramente la dice da sé, è una voce molto importante perché piuttosto che mettere la macchina in auto e avere quel continuo andirivieni di luminosità del monitor, che molto spesso tra le altre cose non è sufficiente per come la pensa lei, io mi sono impostato appunto una voce di menu che velocissimamente vengo qui, clicco qui e decido, guarda, vai con una forte luminosità o scarsa luminosità, e preferisco farlo io manualmente. Poi, il monitor setting mi permette di regolare le colorazioni, nonché la luminosità e i contrasti del monitor, cioè niente che ha a che vedere con il file che poi viene registrato. Ma per me è fondamentale richiamare questa voce al volo perché a volte allineo o comunque metto al lavoro la S5 insieme alle mie Blackmagic. Quindi è chiaro che devo regolare il display, non tanto il file, il display per far sì che io possa vedere contemporaneamente su tutte e due le macchine in maniera corretta sul display, perché magari in uscita è già corretto, ok? Purtroppo i display sono diversi, quindi bisogna regolare anche in questo senso. Poi chiaramente ho la luminosità dell'LVF, cioè del mirino elettronico, che adesso è disabilitato perché sto con il mio sportellino aperto, il mio monitor aperto. Però anche questo, se sto in una giornata di sole forte, magari voglio vedere meglio, me la vado a regolare qui al volo. HDMI connection è molto utile per impostare al volo i parametri in uscita, siccome io utilizzo le mie camere per fare streaming, le utilizzo per fare registrazioni o comunque spettacoli collegando la camera direttamente in console, alla mia ATEM, quindi per me è fondamentale avere velocissimamente accesso a queste voci. Quando vi dicevo che ognuno poi personalizza le proprie camere secondo quelle che sono le sue necessità, chiaramente intendevo questa, magari questa mia necessità non è per tutti primaria. Per me lo è perché, ripeto, devo essere veloce ad arrivare ad una voce che normalmente utilizzo. Se non utilizzate le camere in collegamento remoto, via HDMI, eccetera, magari questa voce non la inserite. HLG View Assist HDMI, stesso concetto, già visto, lo dice da sola la voce. Poi clock set, è chiaro che il clock set fondamentalmente è una delle voci che dovete mettere in un My Menu. Perché? Perché velocissimamente dovete andare a regolare l'ora della vostra camera in relazione a altre camere che stanno lavorando su un set. Quindi è chiaro che in My Menu ci deve essere un po' come il format card. Wi-Fi setting, le Panasonic sono famose e grazie a Dio per essere veramente
gestibili in remoto a mezzo dell'app, che non solo consente di scaricare le immagini e tutta una serie di plus, ma soprattutto di controllare fuoco, esposizione, tutto, veramente tutto, tutto della camera. E quindi molto velocemente voglio arrivare con la connessione wifi, abilitarla per poi gestire con il mio telefono la camera. E Fan Mode, questa è una funzione specifica dell'S5 che consente di disabilitare, mettere in automatico, mettere in turbo, in slow, in fast, la pentola. In tutti i casi la pentola si sente pochissimo, ma magari state in un contesto dove assolutamente non deve entrare in funzione la pentola, potete scegliere di metterla off. Piuttosto, state sotto il sole, è agosto. Avete paura che la camera si dovesse mai riscaldare, allora la mettete al massimo e questo vi aiuterà quindi ad avere una regolazione, consapevole. Va bene? Come vedete, siamo arrivati alla terza pagina e ho finito. Qui ho altre possibili voci che potrei aggiungere e che non ho volutamente aggiunto. Perché? Perché mi tengo aperto delle, voci di menu che magari vado a inserire e mi verranno in mente più in là. Detto questo, sono arrivato fondamentalmente alla fine di questo mio video in cui volevo darvi la mia personale visione di come regolare i parametri della vostra fotocamera S5 Mark II. Se dovessi acquistarla, magari può essere un aiuto, ma questo video può essere utile anche a chi ha un altro modello di macchina e magari voleva capire quali possono essere le voci, a mio avviso, fondamentali per l'utilizzo di una fotocamera in ambito video. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo contenuto, sempre su questo canale. Vi autorizzo e anzi mi fa molto piacere se mi lasciate qualche domanda, qualche parere, qualche vostra riflessione. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!